Mi sta ammazzando, vi prego, aiutatemi. La voce impaurita di una donna l'hanno sentita nitidamente gli agenti della polizia di Cosenza che a bordo di una volante stavano effettuando dei rilievi su un incidente stradale. Un fuori programma che ha cambiato la loro giornata e forse anche la vita della donna che dopo anni di violenze ha deciso di denunciare il proprio marito. Dopo la richiesta di aiuto, la donna, con evidenti segni dell'aggressione subita qualche attimo prima, è scesa dalla propria auto andando verso gli agenti per essere soccorsa, mentre il coniuge, presunto responsabile delle violenze, si è dileguato a piedi per le strade cittadine. Gli agenti della squadra mobile hanno avviato l'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza diretta da Mario Spagnuolo. Un'indagine resa complicata dal fatto che, sebbene la vittima avesse subito vessazioni dal 2018, non aveva mai trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine. Lo ha fatto adesso, disperata e in preda al panico. Gli investigatori sono prodigati nell'acquisire il maggior numero di elementi possibili per fornire all'autorità giudiziaria un quadro indiziario solido contro quell'uomo ossessionato da una morbosa gelosia che ormai da 5 anni aveva reso la vita della moglie insostenibile, con un quotidiano fatto di violenze fisiche e psicologiche. Le risultanze degli accertamenti hanno portato il GIP del Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura, a emettere il provvedimento di misura cautelare personale in carcere nei confronti di un 37enne residente sul territorio provinciale che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti.